la dichiarazione del medico legale alla conferenza stampa che ufficializzava la mia morte. Un referto medico che invece di dare i risultati dell'autopsia parla di mie dichiarazioni nelle quali avrei espresso il desiderio di morire. Un'idea che i fiumi di inchiostro versati da tanti ostinati persecutori della verità per provare che sono stata ammazzata non possono cancellare. Anche perché, come è noto, a verità plausibili sono sempre opposte verità possibili. È fantastico che la stabilità di un sistema si tenga su un castello di menzogne. Se non che adesso mi è venuta voglia di dirlo, che questo è solo il racconto della mia morte. E quando non hai niente, non c'è nessun muro tra te e la vita. Il punto di congiunzione dove io sento te, che senti me, che sento te. Ma ella e lui sapevano altro. E Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Al Blakey e tutti gli altri li hanno riempiti. E la verità ha preso il posto della buona educazione. Noi ridevamo insieme. Vivendo. Per ella ero insolita, non insana. Come sono belli quegli uccelli che volano. Perché li uccidono? Un uccello non ha scampo quando vola. È crudele uccidere chi non ha scampo. Tutto quel che accade nel mondo è come se accadesse a te. Quale parte di te uccidi? Se mi uccidi, non c'è altro. C'è solo la vita.